Quindi ho dato questo titolo, Tralemma e Tlio, perché in realtà sono dei casi, due casi, in cui la lemmatizzazione segue una logica un po' diversa da quella del vocabolario. Nel primo caso, semplicemente una logica dettata dalle forme che poi costituiranno l'entrata del trio. E nel secondo caso, vediamo poi se ci sarà il tempo di trattarlo, si tratta di forme che sono, diciamo, linguisticamente non creano nessun problema, però derivano da un errore di traduzione rispetto all'originale. Quelle che in lemmatizzazione si chiamano poliremmatiche. Intanto, nel nostro cruscotto, nella sezione file comuni dal gruppo banche dati, trovate sia insomma, dei promemoria molto sintetici di note per la lemmatizzazione e note per la redazione, ma anche il più ampio per un libro bianco della lemmatizzazione del corpus Tlio, approntato da Diego, dove viene spiegato cosa si intende col disambiguatore polirematico nel corpus, nella lemmatizzazione. Al punto 2.1.1, e trattamento delle parole composte, perché in effetti cioè la dizione poliremmatica non è esatta per quello che si intende in genere come poliremmatiche. In lemmatizzazione si usa per le parole composte, cioè parole che hanno dato poi, danno luogo a una voce nella prospettiva del trio, ma anche nella prospettiva del periodo dell'italiano successivo al trio, che nei testi, nei nostri testi, possono comparire in scrizione analitica oltre che sintetica, e aggiungerei talvolta anche solo in scrizione analitica. E Diego fa l'esempio tipico del gentiluomo, che possiamo trovare appunto in grafia unita, gentili uomini, ma anche in scrizione separata. In questo caso la lemmatizzazione, come si comporta? Lemmatizza le due componenti con la loro categoria grammaticale, cioè gentile, aggettivo e uomo, sostantivo maschile, ma il disambiguatore mette questo simbolino preceduto da questa parentesi quadra chiusa e l'indicazione polir per dire che il lemma uomo non si riferisce alla voce uomo, ma ad una voce in cui uomo è parte dell'entrata. L'uso di questa, insomma, c'è un piccolo excursus, questa parentesi quadra chiusa è stata inserita in lemmatizzazione in tutti i casi in cui il disambiguatore non è un disambiguatore di tipo semantico, cioè non serve a distinguere due lemmi. Se noi avessimo gentile, una voce gentile 1 e gentile 2, il disambiguatore sarebbe per così dire secco. Quando dà altre informazioni, tra cui questo, per indicare il clitico dei verbi o per indicare la funzione ausiliare del verbo essere o avere, è sempre preceduta da questa parentesi quadra chiusa. Le forme più tipiche che si riscontrano nel trio, che possono trovarsi in scrizione separata, sono gli avverbi in mente. E in questo caso viene lemmatizzata come avverbio anche la prima parte, diciamo la parte che deriva da parte aggettivale dell'avverbio. Per cui ragionevole mente in scrizione separata è lemmatizzato ragionevole avverbio con l'indicazione di polirematica in disambiguatore, mente avverbio con l'indicazione di polirematica in disambiguatore. Allora, in linguistica, polirematico, questa è una definizione che ho preso così dall'enciclopedia della Treccani, è
Ed è anche il senso con cui noi intendiamo le polire ematiche nel nostro vocabolario, sono elementi lessicali formati da più di una parola, che hanno una particolare coesione strutturale, appartengono a varie categorie e sono quelle che noi registriamo comunemente nello 05 della voce del trio. Scusa Elena, ti interrompo un attimo, ma immagino che tu stia scorrendo il PowerPoint, ma non lo vediamo scorrere. Dove siete voi? Siamo Sulla ultima. all'inizio. Fermi qui al titolo? Sì. Sì. Allora, non so, Andrea, io sì, sto scorrendo il PowerPoint. Infatti ce ne stavamo accorgendo ormai. Potevate fermarmi No, che avevamo qualche dubbio. Volevamo essere sicuri. Qui voi vedete, giusto? Adesso vedete la singola finestra? No, vediamo sempre la prima. Però non lo vediamo a tutta pagina, vediamo anche le slide. Ok, Cioè... è questo intendevo. Adesso scorre? Sì, adesso sì. Ok, questo è, ripeto, questo è il luogo dove si trova nel cruscotto, dove si trova la documentazione. Poi, questo è il punto 2.1.1 del libro bianco della lemmatizzazione di Diego. Il punto successivo, che riguarda nello specifico gli avverbi in mente. La definizione di parola polirematica, insomma, in linguistica, come si trova nei dizionari e come viene usata nel trio, ma non in lemmatizzazione, il senso di polirematica nel disambiguatore. Come ha scritto Diego, va usato soltanto per le forme destinate ad essere registrate nello 0-1 di una voce del trio inscrizione analitica. Non va usato per le locuzioni che non costituiscono voce. Altrimenti detto, questa indicazione di polirematica nel disambiguatore viene usata per indicare la segmentazione di forme che, inscrizione continua, costituiscono un'entrata del vocabolario. Perché le entrate del trio, come ben sapete, non sono mai costituite da una polirematica. Ora, di recente è arrivata una segnalazione che appunto credo di Maria Francesca, che rivedeva delle voci, le voci malagevolezza e malagevolmente, dove Maria Francesca individuava, deduco che sia lei dal verde usato, che mala agevolezza e male agevolmente potrebbero riferirsi alle voci malagevolezza e malagevolmente, consigliando al redattore di discuterne prima con il lemmatizzatore o di parlarne con i lemmatizzatori. Ora, sono due casi in cui non ci deve essere assolutamente nessun dubbio, in quanto la risposta è sì, in entrambi i casi sono forme che vanno ricondotte alle due voci, all'avverbio e a malagevolezza. In questi casi, evidentemente, la lemmatizzazione non aveva riconosciuto le forme in grafia separata. Allora, le motivazioni, come dice, lo riassume questo anche Diego nel libro bianco, che insomma vi invito a ripercuotere soprattutto a ripercorrere in questi due punti, in realtà sono sostanzialmente due. Allora, le parole composte possono essere ancora composte e quindi ancora percepite nelle loro componenti, per cui una scrizione in grafia continua, di fatto, come in casi di male, insomma, non è possibile. A volte invece è l'editore che, per scelta, decide di mantenere separate, le due forme, tipo il caso di gentil uomo.
Ora, in linea generale, voi sapete come è fatto il nostro corpus, teoricamente dovremmo immaginarci un'edizione ideale per cui un corpus come il nostro, la grafia unita quando possibile, ovviamente sarebbe la soluzione ottimale, però così non è. Anche perché le grafie separate creano problemi anche a volte per la lemmatizzazione. Ora, nel corpus abbiamo la voce fumus terre con rinvio da fumo sterno. L'etimo è il latino fumus terre, poi nel tempo c'è stata una corruzione popolare per cui la forma è diventata fumus terre, infatti nei dizionari dell'uso è preferita fumo sterno. Il tipo di lemmatizzazione che vedete qui è errato, non è stato ancora sistemato. Però è chiaro, allora, se per fumus, e poi noi sappiamo che dal corpus, cioè vi anticipo che dal corpus soli entreranno anche forme di grafia separata del tipo fumo terra o fumo terre, se qui tutto sommato non è difficile trovare una soluzione per cui fumus o fumo sono sostantivo maschile con disambiguatore polirematica e terra sostantivo femminile con disambiguatore polirematica, per un caso del tipo fumo sterno, dove a detta del Battaio questo esterno deriverebbe da una contaminazione con esterno, comunque sia appunto una ricostruzione paretimologica, è chiaro che diventa problematico anche attribuire un lemma alla forma sterno, esterno, anzi prostetica. Così come anche nel caso di sicomoro, per cui in questo caso il redattore della voce ha anche notato che c'è una segmentazione paretimologica in forma del tipo secco moro. Ora, qui la forma è più semplice, però ovviamente sarebbe un lemma secco aggettivo da ricondurre a non polirematica, mentre sicomoro non ha niente a che fare con secco. Quindi comunque questi sono dei casi che pongono indubbiamente dei problemi. Allora, fin qui spero sia tutto chiaro. Ci sono dei casi in cui l'opposto, l'editore sceglie di unire, in genere viene adoperato un trattino, forme che non hanno ragione di essere in realtà di essere unite. E Montandrea abbonda perché l'editore Minetti abbonda di queste forme e qualcuno la troviamo ad esempio anche vi ho preso anche l'esempio del Pucci e queste forme sono anche forme che non danno neanche vita a delle locuzioni spesso e quindi si lemmatizzano sotto la prima delle due o tre forme per cui Gentil Cortese va sotto Gentile, Baia Cento Occhi. Considerando che Baio forse è sentito come antroponimo, probabilmente andrà rilemmatizzato 100. Comunque viene lemmatizzato con il lemma della voce sotto cui si preferirà trattare questa forma composta. Un caso invece, cioè molto spinoso di questo tipo, e soprattutto per le locuzioni, soprattutto locuzioni di tipo congiuntivo, che spesso nelle edizioni ottocentesche l'editore stampa come univerbate. Sono casi in cui il lemma deve necessariamente coincidere con la forma, a meno che non la si spari, ma ovviamente non costituirà entrata del vocabolario. Quindi queste indicazioni di polirematica che vedete, ad esempio, per conciossia, riguardano il fatto che c'è anche un conciossia che scritto in grafia unita. Conciossia cosa perché c'è un conciossia cosa che. Ma come vedete in Reddi sono tutte forme che rimandano o al verbo essere o al sostantivo cosa qualora sia presente. Quindi vanno
trattate sotto queste voci. E può essere che ora di recente è capitato un caso analogo in una. No, scusate. Sono andata un po' avanti. Allora, ecco, e un caso analogo è capitato in un'edizione abbastanza, insomma, recente, per cui Benetot stampa Malsapore in grafia unita, mentre Malsapore non si è lessicalizzato e il lemma non può che essere Malsapore e verrà trattato sotto la voce Sapore. Allora, ricapitolando, si adopera questo disambiguatore con l'indicazione di polirematica per indicare la segmentazione di forme che, in scrizione continua, ricordiamo, costituiscono un'entrata del vocabolario. Che cosa è errata? È errata la lemmatizzazione che riconduce le singole forme all'entrata, come abbiamo visto il caso di fumus terre, per cui fumus è lemmatizzato appunto così, ma è anche errata la lemmatizzazione che mette in disambiguatore la forma dell'entrata. In questo caso addirittura separata, produomo, mentre produomo è un'entrata prevista nel clio. Quindi una lemmatizzazione del genere andrà corretta in prole age con l'indicazione di polirematica in disambiguatore. È errata anche la lemmatizzazione che in disambiguatore riporta locuzioni o collocazioni, tranne in casi particolari che vedremo subito dopo, cioè nei casi in cui questa locuzione determini una seconda entrata nel vocabolario. Ora, chi ha lemmatizzato occhio ha individuato occhio-gatto, se non ricordo male, è un esempio del Senisio, dove occhio di gatto indicherebbe il nome di una pianta, che magari può aiutare il redattore, però non è un'indicazione che va adoperata in disambiguatore. Oppure, questa sono io colpevole perché essendoci la parentesi quadra davanti, tutti i santi, evidentemente l'ho introdotta io, ma c'è stato un momento in cui non si era ancora assestato il modo di trattare queste forme, e qui tutti i santi non è un'entrata del trio, quindi è un'indicazione che non va riportata. Oppure abbiamo sotto oleum violato, ma addirittura in latino sotto violato, comune age con latino oleum comune, anche qui in disambiguatore. Ora, con comune corsa vedete un tipo di lemmatizzazione che è sbagliata in due punti, non solo in quanto viene messa la forma polirematica che verrà trattata nella voce in disambiguatore, ma addirittura viene adoperata un sistema che si usava prima, insomma, nel corpus, come categoria grammaticale la categoria della locuzione, quindi comune, lemmatizzato comune avverbio, perché la locuzione avverbiale ha comune. Di questa lemmatizzazione l'unica corretta è quella con l'indicazione di polirematica in disambiguatore. Poi ho preso qualche esempio da corsa, gran corsa, di corsa, mentre l'unico disambiguatore che ha senso, visto che abbiamo corsa, correre, corsa con disambiguatore ancella, è l'unico che è corretto. Sono errati anche i lemmi di tipo polirematico, cui bisogna fare particolare attenzione perché magari possono nascondere forme utili per le voci. E sono però stati adoperati nel corpus trio, soprattutto nell'ambito della toponomastica. Ora, facendo una ricerca, la ricerca per lemmi, asterisco, spazio, asterisco, noi troviamo 821 lemmi, che saranno quasi tutti lemmi di questo tipo, di tipo polirematico.
Ho stampato giusto le prime forme, però ad esempio già Alemanno, con lo spazio e punto interrogativo, ci mette insomma sul chi vive, nel senso ci fa notare che probabilmente ci sono anche altre cose da risolvere in lemmatizzazione che non lemmi di tipo polirematico. Ora diciamo che a parte appunto il problema che spesso, come qui, agua della spina viene ricalcata la forma in questa tipologia di lemma, però forse un controllo sul corpus quando si redige una voce mettendo uno spazio, un asterisco prima e dopo, forse può aiutare a trovare anche questi lemmi che vanno risistemati. Ora, questo l'effetto della presentazione avrebbe dovuto vedersi, però vediamo se riesco così a farvelo vedere meglio. No, anzi, togliamo un attimo queste, facciamo così. Allora, i lemmi, vi dicevo che una lemmatizzazione in cui in disambiguatore si trova un tipo di locuzione è errato, però ci sono dei casi in cui invece si adopera questo sistema e si adopera quando si rinvia ad un'entrata del trio che nel caso specifico sono Dragone 2 e Lepre 2. Sono dei casi in cui la lessicografia sceglie per lo più un'entrata polirematica, per cui noi abbiamo ora la voce che in realtà uscirà è la voce con la testa della locuzione sangue. In lessicografia abbiamo sangue di dragone separato da sangue. Noi non adoperiamo l'entrata polirematica, quindi abbiamo un dragone 2 e avremo un sangue 2 dove si registra questa locuzione sangue di dragone per indicare una resina vegetale. In lemmatizzazione, il disambiguatore riporta la locuzione che determina la separazione della voce, per cui sangue di dragone. Lo stesso per lepre, noi abbiamo un lepre 2 maschile o femminile per indicare il lepre marino o la lepre marina, che sono un mollusco della famiglia delle apliside, un mollusco che secreta un liquido velenoso o il liquido velenoso che viene secreto da tale mollusco. Quindi per rimandare a quello che non è la lepre, l'animale conosciuto, ma lepre marino marino, si mette in disambiguatore la locuzione. Ora, la scelta di non fare entrate di tipo polirematico può effettivamente creare qualche problema. Ora è ancora da decidere, Zeno mi confermerà che ancora non so, non è stata presa una decisione, per pan porcino. Ora, il pan porcino è un nome del ciclamino, però le sue componenti sono pane e porcino. Come è trattato in lessicografia? Ora, il Battaglia fa l'entrata pan porcino priva anche di assimilazione e con insomma della nasale e poi mette insomma come alternative la variante pan porcino assimilato oppure anche quella con scrizione separata pan porcino. Il Dei 2 lo tratta addirittura sotto pane, rimandando a ciclamino, dove dice però la voce ciclamino che il pan porcino è semplicemente un altro nome, un nome popolare per il ciclamino. Il Dei ha le due entrate, quella in grafia unita con l'assimilazione della nasale pan porcino, dice essere forma usuale del settentrione, e poi
poi la forma in scrizione separata, pan porcino. La lessicografia moderna, il De Mauro sostanzialmente pone le due varianti, sceglie la grafia unita, per cui pan porcino con rinvio dalla voce, dall'entrata con la nasale assimilata, e il Treccani segue più o meno lo schema del Battaglia, per cui pan porcino come entrata e le alternative tra parentesi. Queste sono quasi tutte le occorrenze del corpus, non c'è neanche una in scrizione continua, ma a parte le scelte editoriali, a parte che è ancora sentito come pane porcino, non sarebbe un problema, noi abbiamo la voce così fattamente che è ancora è stata, insomma, è fatta esclusivamente su forme in grafia separata. Però per questo ancora non si è, almeno io non ho avuto risposta definitiva sul trattamento che avrà nel trio. Le alternative sono due ovviamente, o fare un'entrata in grafia unita a porcino, o fare con casi analoghi a quello di sangue, a quello di lepre, un pane 2, dove è registrata la locuzione nominale pan porcino. Allora, la lemmatizzazione come andrà fatta? Se si deciderà di fare la voce pan porcino in scrizione continua, gli elementi verranno lemmatizzati separatamente e verrà aggiunto l'indicazione di poliremmatica in disambiguatore. Se invece si deciderà di fare un pane 2, ma a questo punto mi chiedo, sarà necessario anche un porcino 2? Comunque la lemmatizzazione metterà in disambiguatore la locuzione pane porcino. Un ultimo caso di errore, anche se poi in realtà penso che se ne troveranno volendo, perché c'è sempre molta fantasia negli errori, anche altri. Però il redattore può anche imbattersi nel caso in cui la lemmatizzazione non ha riconosciuto le singole componenti, come nel caso che abbiamo visto all'inizio di male agevolezza e male agevolmente, dove il revisore invece si è accorto che c'erano delle forme anche in grafia analitica. E ovviamente tutti, insomma, i casi errati vanno segnalati alla lemmatizzazione e anche l'assenza di un'indicazione di poliremmatica va segnalato. Ma il redattore come può trovare, come può fare, insomma, ecco, riconoscere? Ora, è chiaro che in caso di una, semplicemente in caso di una forma composta, in caso degli avverbi in mente, in caso di forme soprattutto del tipo male o bene, prefissate insomma con questi avverbi, basterà fare una ricerca per co-occorrenze nel corpus. Ora, io ho pensato di farvi vedere, ad esempio, per male agevole, vediamo se è possibile farvela vedere. Se io butto giù questo, no. Voi vedete il mio schermo o no? Ora si vede nero, almeno. Nero. Niente, tutto nero? Niente, allora non ve la faccio vedere. E comunque, nel caso specifico, se voi andate nella ricerca per concorrenze, e mettiamo che avete un composto, una forma composta con male, mal. Allora andrete a cercare tra apici doppi G che precede mal con punto interrogativo, perché potrebbe essere malo o male. Mettiamo la famiglia di agevolezza, agevolmente, eccetera. Spazio G maiuscolo, agevole asterisco. Chiudete le doppie virgolette e troverete in gatto tutte le forme riconducibili all'emma male o malo, anche non lemmatizzate,
e le forme riconducibili a qualsiasi lemma che inizi per agevol, anche non lemmatizzate. Quindi, in questo caso, voi potrete avere la documentazione, segnalare nel caso in cui manchino, insomma, associazioni delle foliere ematiche in lemmatizzazione e ovviamente registrare quelle forme sotto la vostra voce. Diego, concordi? Sì, adesso stavo pensando che, e poi ovviamente andranno pazientemente ordinati in ordine alfabetico. Quando facevo la voce gentiluomo fu un'esperienza, diciamo, costruttiva. Sì, è perché poi in ordine alfabetico e poi se esiste la forma in scrizione continua si mette prima quell'iscrizione continua, poi quell'iscrizione separata e poi comunque si continua l'ordine alfabetico. Sì, a volte è un po' complicato. Ecco, la prima parte del seminario per me è terminata, quindi siccome passerò ad un altro argomento. Se avete delle domande, qualcosa non vi è chiaro, potete farlo adesso. Io avrei un'osservazione, se posso, perché giustamente Elena diciamo, ha richiamato il fatto che il lemma con il disambiguatore polirematico va introdotto se c'è l'entrata del trio. Dobbiamo sempre pensare che l'entrata del trio per il segmento di voci da redigere diciamo, è un'entrata che è, come dire, tra virgolette, sub iudice, nel senso che a suo tempo, per esempio, era stato inserito malsapore perché c'era un lemma, però non era, era ancora. Doveva ancora essere fatta una riflessione sul fatto, sulla pertinenza di malsapore come entrata a sé. Di conseguenza è un ragionamento che va fatto nel momento in cui si redige la voce, se effettivamente malsapore è una voce da fare o non fare, perché c'era il lemma, è stato trasferito nel lemmario. Ma non era stato fatto ancora uno studio sul fatto che malsapore era lessicalizzato o meno. Per cui bisogna sempre pensare al fatto che appunto il lemmario è un laboratorio aperto e per i segmenti ancora da redigere, di conseguenza la scelta se introdurre o meno il disambiguatore polirematico è soggetto proprio a un approfondimento sullo statuto lessicale di quei lemmi. Sì, insomma, anche un po' come pan porcino, anche se non ce l'abbiamo, perché se avessimo il lemma appunto in la forma in scrizione continua, forse sarebbero stati lo stesso dei dubbi, però insomma, ecco. Io immagino che ci sarà da riflettere se con ciò sia cosa che sia da trattare sotto essere o No, viceversa. è stata fatta la scelta, o viceversa? È stata fatta la scelta in presenza di cosa, sotto cosa? Sì. No, in assenza sotto il verbo essere. Però è chiaro che. Potrà fare anche una voce a sé, con ciò sia cosa che per lo statuto che ha in italiano antico. Ma appunto sono questioni di cui discutere. Sì, perché al momento è stata fatta diciamo, si è preferito non. Non considerarle delle forme degne di entrare nel vocabolario, però appunto poi si può. Anche perché se non viene avvisato il redattore di essere, dubito che vada a vedere con ciò sia cosa che. Io avrei una domanda che riguarda non tanto la redazione delle voci, ma la lemmatizzazione.
Visto che prima avevi accennato ai toponimi che possono comparire in iscrizione separata, mi viene il dubbio di come trattarle, quindi in lematizzazione, degli esempi, villa, qualcosa, o San Martino, per esempio, come trattarli in lematizzazione. Allora, i casi di villa o porta, insomma, sono stati discussi e alla fine credo che già Beltrami, insomma, nonostante abbiano spesso appunto valore di toponimo, diceva comunque di intanto di considerarli nello 01 della forma. Noi avevamo messo a punto un sistema, che mi ricordo comunque, che avvisava che si trattava comunque di un toponimo. Credo che questo lo risolvesse nel disambiguatore. Dovrei riprendere gli appunti perché in realtà non essendo mai stata formalizzata, sono degli appunti in un file che ho io. E magari questa è un'occasione per discuterne definitivamente, perché di fatto deve essere riconosciuta la forma, diciamo, testa del toponimo. In un caso come San Martino, però, io non ho nessun problema a lematizzare Santo e Martino un toponimo. Mentre prima, se era la chiesa di San Martino, la lematizzazione metteva San Martino come toponimo. Questo noi non lo facciamo più. Più che altro il problema è per porta a mare, porta a prato, eccetera, ponte, se non ricordo male, villa, come dici tu, o qualche altro termine che può indicare un toponimo. Sì, ecco, su un esempio di questo tipo affrontato anche di recente proprio da Emanuele, è l'esempio di Marca. È sembrato abbastanza, diciamo, così, ragionevole trattare Marca quando compariva da solo come un toponimo, cioè, al di là del fatto che si trattasse della Marca di Treviso, della Marca anconetana, viceversa, nei casi in cui compare con complemento di specificazione o con l'aggettivo, la Marca di Treviso oppure la Marca anconetana, in questo caso Marca viene lemmatizzato come sostantivo. Più o meno una soluzione analoga si è stata fatta anche con i vari mari, se non ricordo male, per cui Mar Adriatico, Mar Tirreno, ecco, si è scelto di... anche per evitare che poi comunque magari per puro caso sia una forma grafica di marca che si trova solo ed esclusivamente, come so, in marca trevigiana, però oggettivamente è una forma grafica dell'italiano che va poi registrata nello 01 della voce. Allora, se non c'è altro, passo alla seconda parte. Allora, la seconda parte riguarda il trattamento di forme che troviamo per lo più in volgarizzamenti, che derivano da un errore di traduzione, ma sono forme plausibili, a volte sono banalizzazioni, e c'è il problema di come trattarle poi in lemmatizzazione, perché, come sicuramente saprete, le forme sicuramente corrotte, noi le lemmatizziamo con l'indicazione a T e rimandiamo nel disambiguatore alla voce del trio sotto cui, insomma, le forme vengono trattate, vengono commentate. E, però questi casi, che insomma vi faccio vedere giusto due casi, in cui oggettivamente forse non è una soluzione del tutto ovvia,
Però è un caso in cui poi alla fine la lemmatizzazione deve dare un lemma ad una forma linguistica, e se questo è plausibile, anche se poi nel vocabolario crea problemi, perché in realtà nella traduzione c'è stata una banalizzazione, un fraintendimento, ma la forma rimane plausibile, insomma il lemma, ecco, non considererà la forma come forma. Nel corpus ci sono due redazioni, una fiorentina e una toscana, più toscana occidentale, della chirurgia di Ruggero Frugardo, volgarizzata, e nello stesso passo noi troviamo che la cura del bocio o bozio, insomma, di un'escrescenza sulla pelle, insomma, per lo più di tipo, insomma, da curare, e tra le varie cose, tra i vari ingredienti di questa ricetta, troviamo nella versione fiorentina, come evidenziato, una palla marina ripetuta più avanti, perché poi c'è così tutte queste cose di secche, trita le baie della palla marina, eccetera. Nella versione toscana occidentale, un po' più tarda, troviamo invece paglia marina, ripetuta due volte. Ora, l'edizione SANF del latino mette a testo pila marina e come variante pallem, la nota 14 riguarda entrambe le occorrenze. Quindi comunque il latino ha palla marina, e sono quelle palle di alghe che si trovano anche nelle spiagge, quelle palle sono un po' pelosette, costituite da un intreccio di alghe. Però la forma paglia, anche se una banalizzazione è un errore, quando insomma la lemmatizziamo, noi l'abbiamo lemmatizzata, cioè la lemmatizzeremo, visto che i testi sono ancora nel corpus solvi, con paglia. In questo caso, innanzitutto, anche qui una locuzione nominale, quindi ovviamente niente disambiguatore, però il fatto che paglia sia un errore di traduzione credo che vada discusso nel trio. E ora, ho preso questo argomento che è anche un po' problematico, perché non è detto, insomma, a volte con i responsabili del trio, anche con il direttore, abbiamo insomma anche un po' avuto delle idee diverse su come trattare queste forme. Però comunque, tutto sommato, io credo che poi alla fine, discutendo la voce, comunque eventualmente con un sistema di rinvii, si può, anche in forme forse non canoniche, comunque si possono risolvere anche questi casi. Un altro caso di discussione è su un'attestazione unica in Ubertino, anche questo recente. Il lemma schiarificare non esiste se non in questa attestazione di Ubertino. Il precedente è chiaramente l'Almanzore. Io ho scaricato tutti e due i contesti in questa sezione, e Ubertino attinge come fonte all'Almanzore. Allora, è un morso di un cane, e dice il cane che avrà morso questo cotale uomo, cioè che lui sia alcuno di questi cotali segni, cioè il cane, insomma, così, il segno del morso, tosto soccorri, quindi come interviene? Metti la ventosa sul morso, chiamata coppetta in Piero Ubertino, ma è la stessa cosa, quindi per applicare un piccolo salasso. Poi molto lungamente si sughi, cioè evidentemente si aspiri il liquido, insomma, e scarifichisi, dice l'Almanzore, schiarifichisi, dice Ubertino, e molto sangue se ne tragga. Ora, scarificare, incidere superficialmente, come dice la voce detta da Rossella, a scopo terapeutico, quindi di fatto appunto praticare un piccolo salasso. E ovviamente schiarificare sarà una banalizzazione o un errore. Ora,
Non so, Aurelio aveva redatto la voce, se non ricordo male, mi ricordi come avevi risolto la definizione? Se te lo ricordi, se no insomma. Sì, all'inizio c'era proprio la voce schiarificare, però poi in revisione Rossella si è accorto di questo aspetto e quindi no, la voce schiarificare è stata, se non mi sbaglio, è stata eliminata. No, anche questa è ancora sub iudice perché c'è una discussione. Per cui, in questo caso credo che anche Diego era d'accordo con me, allora schiarificare dà, insomma, comunque una forma plausibile, anche perché in Umbertino la famiglia di chiarificare, è vero che sembra, ovviamente parlando di occhi e di collirio, è sempre associata al viso, al vedere, alla visione, però ricorre. E tutto sommato ricorre anche un iscarificare, quindi anche un'occorrenza del verbo. Quindi quella forma in cui, su cui cioè se l'editore fosse intervenuto, noi non avremmo avuto dubbi, però l'editore non è intervenuto. Schiarificare è un chiarificare prefissato da chiaro, comunque plausibilissimo. E a noi sembra opportuno che sia poi il vocabolario a rendere, insomma, a specificare lo stato della situazione, però è un caso leggermente diverso di una forma che effettivamente invece può considerarsi corrotta. Quindi questa seconda parte è più una seconda parte così per diciamo allenarvi anche a vedere quelli che possono essere i problemi, le cose di non facile soluzione tra una lemmatizzazione che guarda più per forza di cose alla forma linguistica e il vocabolario che invece deve spiegare, dare conto di un significato, spiegare anche l'eziologia di un'attestazione. E quindi insomma non sempre le soluzioni possono essere univoche, però ecco questo è uno dei, per fortuna per lo più è limitato ai testi di traduzione, comunque questa è una delle situazioni che vi potreste trovare a dover affrontare, più che altro vi trovereste in mezzo a una discussione tra chi lemmatizza e i revisori del trio. Ecco, io ho terminato. Interrompo la condivisione. Se ci sono dubbi, osservazioni, ma anche su altre cose. Andrea non si sente perché deve parlare Parlando. Andrea? No. No, comunque intervengo io per, se volete avere una casistica, diciamo, di casi di questo tipo, basta semplicemente andare nella ricerca per definizione all'interno del Clio e cercare parole come errore, traduzione, corruttela e così via, e lì potrete trovare tutta una serie di casi che sono stati trattati in questo modo e quindi anche ispirarvi poi di solito, cioè di solito, di regola questi casi vengono trattati nell'ultimo punto della voce, perché ovviamente non si tratta di significati. Come dire, reali, ma legate ad un dato di attestazione, che però il Clio nel tempo ha spesso curato di documentare. Ad esempio, nella voce paglia dovrebbe esserci un punto con la locuzione nominale paglia marina,
ma è appunto un'indicazione per errore di traduzione o fraintendimento dell'originale. Il caso di schiarificare è un po' diverso perché trattasi di attestazione unica, ma sarebbe quel classico caso in cui noi poi annotiamo come probabile voce fantasma. Che in caso di attestazione unica un'altra soluzione è quella di indicare poi come probabile voce fantasma e idem poi in definizione mettere che insomma probabilmente deriva da errore di traduzione o fraintendimento dell'originale. E magari confrontare in un caso col testo latino e in questo caso non confrontare, rinviare all'almanzore o alla voce già pubblicata.